Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con il Facebook Live. Oggi in mia compagnia Lorella Zanardo, un'attivista, scrittrice, che ci parlerà di tante, tantissime cose, perché sono tantissimi gli argomenti che tratta in questo spettacolo 2.0, perché insomma si tratta di un'educazione non al teatro, ma proprio alle questioni chiave che toccano insomma i giovani d'oggi, come il cyberbullismo, l'hate speech. Insieme a lei cercheremo di capire come affrontare, quali sono innanzitutto questi punti chiave che stanno toccando le nuove generazioni, e poi cercheremo anche di capire come vengono affrontate. Con me ho uno smartphone che sarà lo strumento che ci aiuterà a raccontare insieme a Lorella questi importantissimi argomenti. Mi raccomando, io vi chiedo, se avete domande, di inviarle appunto alla pagina Facebook di SkyDJ24. Noi insieme cercheremo ovviamente di rispondere alle domande. Se avete anche altri commenti, sempre qui. Quindi Lorella, parliamo innanzitutto di schermi. Se li conosci, non li eviti. Sì. Uno spettacolo 2.0 appunto. Sì. Diciamo che questa nuova avventura, questa conferenza spettacolo schermi, se li conosci non li eviti, arriva dopo molti anni di educazione ai media nelle scuole. Tutto era iniziato con il nostro documentario Il corpo delle donne, ormai tempo fa, che aveva creato una vera rivoluzione sul tema del femminile. Abbiamo continuato con Nuovi occhi per i media, che è un progetto di educazione ai media per i ragazzi e le ragazze, e siamo approdati a questo conferenza spettacolo 2.0, giustamente, che girerà nelle scuole da ottobre e ha sempre un obiettivo, come tutto quello che facciamo, di cittadinanza attiva, cioè spieghiamo le cose non dal punto di vista teorico, ma perché vogliamo invitare tutti e tutte, ma in particolare ragazzi e ragazze, a prendere in mano la loro vita, a migliorarla e a cambiare il mondo in modo positivo. Ecco, l'elemento chiave è che questo spettacolo viene appunto proiettato, viene fatto nelle scuole. La scuola oramai è la famiglia appunto del nuovo millennio, perché molto spesso trascorriamo, i nostri amici, anche insomma i giovani, trascorrono molto più tempo a scuola. Quindi quali sono, se vogliamo, dare delle regole d'oro alle istituzioni scolastiche per affrontare al meglio insomma le problematiche che toccano i giovani, appunto il cyberbullismo una su tutte? Uno dei temi che affrontiamo con schermi è bullismo e cyberbullismo, perché sono temi attualissimi. Per farlo, per coinvolgere i ragazzi e le ragazze, per non annoiarli, perché si annoiano anche facilmente, la loro capacità di attenzione, come sappiamo, è minima, usiamo moltissimo gli strumenti che a loro piacciono, e quindi durante la conferenza spettacolo usiamo proprio anche lo smartphone e molte immagini. Per parlare del bullismo portiamo casi interessanti e non a tutti noti, come il caso di Elon Musk, il geniale inventore della Tesla e del razzo lanciato recentemente, il Falcon Heavy, e tra l'altro del sistema di pagamento PayPal a 20 anni, quindi un tipo che ai ragazzi e alle ragazze interessa, e di Kate Winslet. Quindi facciamo vedere la loro storia raccontata da loro, doppiata in italiano, entrambi bullizzati. Questo suscita tantissimo interesse. Io vedevo i volti, ieri c'è stata la prima a Milano, interessati dei ragazzi e le ragazze, perché chi è bullizzato spesso si identifica, e questo è molto dannoso, con la figura di perdente. Ecco, portare dei casi come Elon Musk e Kate Winslet, tra l'altro Kate Winslet è molto generosa, in molte interviste racconta proprio la sua storia di sofferenza, racconta di quante sue amiche siano state feroci. E secondo elemento è come i motivi del bullismo e del cyberbullismo, speriamo che ci siano tanti ragazzi e ragazze all'ascolto o genitori che lo dicano, siano assolutamente idioti. Perché Kate veniva presa in giro perché era un po' sovrappeso e vestita un po' come capitava. Adesso la vediamo grande attrice di Hollywood. Per contro, Kate Middleton, la futura regina d'Inghilterra, bullizzata ferocemente anche lei, veniva presa in giro ferocemente perché troppo magra. Questo a dimostrare che i motivi del bullismo sono stupidi. E talvolta anche, insomma, dipende anche dalla, se siamo maschi o femmine, perché insomma, prima di iniziare questa diretta, insomma, abbiamo cercato di capire insieme quale sia la differenza tra il bullismo maschile e il bullismo femminile, perché ultimamente anche le donne, che spesso, le ragazze, che spesso sono state il sesso, sempre state considerate insomma il sesso debole, adesso hanno un'aggressività particolarmente forte che le rendono paradossalmente più bulle rispetto a degli amici maschi. E questo è un fenomeno che io sto seguendo e un po' mi preoccupa. Per quanto riguarda il cyberbullismo, lo possiamo affrontare da due punti di vista. Il primo è
il 70% dei giovani bullizzati è donna, quindi cyberbullismo, quindi che è il bullismo attraverso la rete, colpisce moltissimo le ragazze. Ci sono purtroppo casi terribili come quello di Carolina, la ragazzina 14enne che qualche anno fa, e lo citiamo nella conferenza spettacolo, si uccise a 14 anni perché era vittima di cyberbullismo. Allo stesso tempo c'è una reazione, quindi reagire al cyberbullismo è giustissimo, però vediamo anche cyberbull. Ci sono ormai diversi filmati che girano in rete, sui social, dove vediamo aggressioni di ragazze verso compagne, quelle che dovrebbero essere compagne, feroci. Non so dire se più di quelli maschili, ma sicuramente pari. Ecco, io credo che questo sia un fenomeno che vada monitorato. Non è certo questa la parità, no? Noi tutti, almeno voi lo sapete, il mio impegno verso la parità, non è questa la parità a cui miriamo. Quindi questo è un fenomeno che va assolutamente monitorato e seguito. Sì, assolutamente. Sicuramente dalle istituzioni scolastiche, ma anche ovviamente dai genitori. Se volessimo dare una sorta di decalogo, perlomeno delle regole d'oro, a un genitore che già coglie le prime avvisaglie di un figlio che torna da scuola ed è bullizzato, quali potrebbero essere le metodologie, soprattutto per approcciarsi al figlio, perché è una cosa molto importante, e poi anche per affrontare la situazione insieme? Non è facile, perché spesso i genitori, a volte si ritiene che i genitori siano disattenti, a volte è proprio la vita che ci porta a... Quindi una delle prime cambiamenti da cercare di ottenere è che famiglia e scuola agiscono insieme. Quando è così funziona, cioè quando una famiglia inizia a rendersi conto, ma trova nella scuola e viceversa ascolto. Lo dico perché purtroppo ultimamente abbiamo sentito di molti casi dove la famiglia si è accorta ma ha trovato un po' un muro da parte della scuola. E perché? Perché a volte non si vuole accettare a scuola che la propria scuola e le proprie classi ospitino casi di cyberbullismo. Io direi invece che dobbiamo tutti essere molto solidali su questo tema. Cyberbullismo può capitare a chiunque. Abbiamo detto, no? Prima casi di grandissimi personaggi che sono stati bullizzati. Quindi primo, convincere, essere certi personalmente come genitori che se il proprio figlio è vittima di bullismo o cyberbullismo non è un perdente, perché a volte noi comunichiamo, no? Anche le nostre magari impressioni. Non lo si è, tutti, in molti, siamo stati vittime a volte di bullismo. La seconda cosa, parlarne subito con gli insegnanti e cercare di creare una sorta di team, e poi far passare moltissimo, noi questo lo facciamo nella conferenza spettacolo, l'idea a tutti i ragazzi e le ragazze che denunciare i casi, parlare di questi casi di cyberbullismo e bullismo non è fare la spia, perché i ragazzi sono terrorizzati di questo. Io vengo individuato adesso come spione, non lo è. Si tratta di rendere consapevoli i propri figli, i compagni del ragazzo, i ragazzi nella scuola, che chi denuncia casi di bullismo non è uno spione, anzi è qualcuno o qualcuna che lavora per rendere migliore la classe, la scuola, i social network, la società. Quindi denunciare i casi di cyberbullismo, diceva Carolina in un commento che aveva postato poco prima di... purtroppo uccidersi, diceva: le parole fanno più male delle botte. E adesso io non so se fanno più male, ma almeno pari male. Io ho letto delle cose che sicuramente ferirebbero adulti e adulte come noi, quindi non sottovalutare le parole. E voglio solo aggiungere questo, che essere spesso i genitori hanno avuto magari l'esperienza del bullismo da ragazzi, ma il cyberbullismo è qualcosa di nuovo. Ed può essere atroce, perché mentre quando si è bullizzati magari da una classe, da una scuola, da un quartiere, il cyberbullismo significa insulti che arrivano da ovunque, da tutti i social network, e può essere atroce per questo. Quindi non sottovalutare, fare team tra insegnanti e famiglia e creare un clima di vero sostegno per il proprio figlio o figlia.
Tra l'altro vedo dai commenti che ci arrivano dai nostri utenti che stanno appunto seguendo la diretta, uno di loro dice: questo corso, questo spettacolo dovrebbe addirittura essere obbligatorio perché non tutte le scuole trattano l'argomento. Quindi un altro punto fondamentale da analizzare è una cosiddetta educazione consapevole, perché un'educazione 2.0, insomma siamo nell'era di internet, saper utilizzare in maniera insomma affidabile, avere una sorta di accountability sui mezzi di comunicazione, ma soprattutto anche sulla rete, che può essere veramente utile per tante cose, insomma un'educazione più mirata potrebbe sì. aiutare anche a combattere questi fenomeni di oggigiorno. Sicuramente, è quello che noi facciamo da anni, e anzi io spero che ci sia qualcuno del mio in ascolto, perché sarebbe interessante che la scuola avviasse dei progetti sull'educazione ai media. Moltissimi paesi europei hanno introdotto l'educazione ai media, l'uso consapevole degli strumenti, da molti anni come materia obbligatoria. C'è una direttiva dell'Unione Europea che incita i paesi membri a inserire l'educazione ai media. Io sono assolutamente contraria al vietare. Al vietare l'uso della rete, l'uso dei device, ma attenzione che a volte consegnare lo smartphone a un ragazzino è come dire: ti do la Ferrari e però non hai la patente. Quindi è importante dare gli strumenti tecnologici, perché questa è l'epoca, ma spiegando. Spiegando che per esempio dallo smartphone uno può avviare delle campagne di sensibilizzazione. E quando noi spieghiamo questa scuola riceviamo un interesse mostruoso, cioè dallo smartphone non scarico solo il video del gatto che si fa la doccia, ma posso protestare civilmente. Per esempio spieghiamo che ci sono state in passato, anche in Italia, molte campagne sessiste, razziste, e uno dallo smartphone vede una pubblicità magari che offende qualcuno e può arrivare alla pagina Facebook di un'azienda e educatamente, e firmando, dire: scusate, potete ritirarla? E dice: ma non può succedere. Succede. E quindi spiegare l'uso virtuoso della rete funziona e piace molto ai ragazzi e alle ragazze. Quindi un'educazione più precisa, delle regole che comunque devono essere scritte, perché certo. l'aspetto fondamentale è che ci devono essere delle regole. E poi inevitabilmente un appello che possiamo anche rivolgere ai genitori è di stare accanto ai propri figli e soprattutto aiutarli a denunciare episodi di questa gravità che sempre più purtroppo stanno toccando i giovani. Sì. Insomma. Senza, mi permetto di ripetere, vittimizzarli, senza vittimizzare i ragazzi. A volte vedo degli allarmi giusti, ma senza far rientrare il ragazzo o la ragazza nella figura della vittima, da cui poi è difficile emanciparsi. Perfetto, io ringrazio Lorella Zanardo, che ci ha raccontato insomma innanzitutto del suo spettacolo e anche ci ha dato qualche regola d'oro che sicuramente potrà essere utile a noi e anche magari a tanti nostri amici. Io vi do un prossimo appuntamento con il Facebook Live, intanto vi do buon pomeriggio, vi auguro un buon pomeriggio e mi raccomando continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Sky TG24.